Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Anche nel 2021 l'INPS erogherà un particolare bonus che varierà dai 1.500 ai 3.000 euro. Vediamo di che cosa si tratta e a chi è rivolto. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale, naturalmente tutto gratuito. Anche per il 2021 la legge di bilancio ha previsto aiuti a sostegno delle famiglie. Uno di questi è il bonus asili nido, che in base alla propria dichiarazione dei redditi può garantire importi fino alla bellezza di 3.000 euro. L'incentivo può essere utilizzato per pagare tra gennaio e dicembre 2021 sia la retta della scuola per l'infanzia, che sia pubblica o privata, oppure l'assistenza domiciliare per bambini minori di 3 anni affetti da gravi patologie. In primis bisogna ricordare che si può fare richiesta per ottenere questo specifico bonus anche senza presentare l'ISEE. La stessa cifra sarà destinata a chi presenterà un ISEE minorenni superiore a 40.000 euro e 0,1 centesimi. Invece con un ISEE minorenni dai 25.000 euro e 0,1 centesimi a 40.000, l'importo sarà di 2.500 euro. La cifra massima che si può ottenere di 3.000 euro arriverà con un indicatore della situazione economica fino a 25.000 euro. Può fare richiesta per questo bonus solo il genitore che sostiene l'onere del pagamento della retta dell'asilo, oppure un genitore convivente nel caso in cui l'incentivo venga speso per quanto riguarda l'assistenza domiciliare di cui abbiamo parlato poco fa. Nella data del 24 febbraio l'INPS ha pubblicato la procedura e un video con le informazioni necessarie alla compilazione della domanda, che potrà essere presentata fino alla data del 31 dicembre 2021 esclusivamente online sul portale dell'istituto o tramite gli enti di patronato utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi. Il genitore che richiede tale bonus per il proprio figlio deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti, ovvero cittadinanza italiana, cittadinanza europea, permesso di soggiorno o residenza in Italia. Inoltre il bonus per il pagamento della scuola può essere richiesto solo dal genitore che sostiene l'onere del pagamento della retta, oppure da un genitore convivente nel caso in cui l'incentivo venga speso per l'assistenza domiciliare. E anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti!